Sindaco, ci troviamo nello spazio dove sorgerà il nuovo parcheggio che conterrà più di 300 posti auto e che sarà alimentato dai pannelli solari, quindi secondo il piano green della sostenibilità che il Comune appoggia. Sì, certo, grazie, buongiorno. Sì, sono contento di essere qui a parlare con voi di questa importante opera pubblica. Come potete notare, già quando ero entrato in amministrazione avevo ereditato una spiaggia, se vi ricordate c'era la sabbia, le staccionate, non c'era l'illuminazione e abbiamo cercato intanto di renderlo utilizzabile e funzionale, ma questo non è l'immagine che ovviamente era nel programma elettorale. Così negli ultimi 2 anni abbiamo lavorato a un project financing che in realtà è esattamente un leasing costruendo, che attraverso il partenariato pubblico-privato ha portato che oltre a quest'area qua, che è già di 9.000 metri quadrati, resa in disponibilità comunale, di proprietà comunale, qua a fianco abbiamo espropriato, siamo stati in consiglio comunale ad approvare l'ultimo atto deliberativo il 30 di marzo, la possibilità di ampliare di altri 14.000 metri quadrati, quindi rendere per la città un polo funzionale per parcheggi, e la novità è quella del nostro programma elettorale che prevedeva una visione green, moderna, dove in realtà andavamo a creare delle tettoie fotovoltaiche che producessero corrente e ci abbassano fondamentalmente il costo fisso per l'energia elettrica delle scuole e l'energia elettrica del comune, avendo in cambio anche delle colonnine elettriche di importanti ricariche veloci, perché sempre di più il turismo, e soprattutto quello che arriva dal nord, dal nord-est, ha bisogno di luoghi dove caricare velocemente la macchina. Quindi questo diventerà un luogo dove coloro che arriveranno dal nord Europa, dalla Svezia, da tutte le aree diciamo più distanti da noi, sanno che qui potranno trovare fondamentalmente il punto di ricarica. Non ultimo è la riqualificazione urbana, perché quando tutta quest'area qua sarà completamente asfaltata, illuminata, verde, arredo urbano, fino ad arrivare alla sede dell'anagrafe, potremmo aver detto che questa zona può diventare un naturale interscambio tra le attività commerciali del centro e la passeggiata a mare che è qui alle nostre spalle, che anch'essa in questo periodo sta vedendo finalmente una rigenerazione urbana, un miglioramento, perché il mio sogno è sempre stato quello di migliorare la questione estetica dell'immagine della nostra bellissima città.